Bentrovati amici e amiche di Padri Pio TV e di Nella Fede della Chiesa, una puntata davvero speciale, questa che vi abbiamo riservato per questa settimana. Vedete al mio fianco il prezioso reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa e quindi vi porteremo alle origini di questa storia di fede, di devozione e soprattutto vi racconteremo la storia di tanti anni di devozione verso la Vergine Maria di Siracusa, una delle puntate dedicata anche alla solennità di tutti i santi e alla commemorazione dei fedeli defunti, ma tutto questo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, amici e amiche carissime, come avete appena ascoltato nell'anteprima, una puntata speciale dedicata alla Madonna delle Lacrime, qui in studio il prezioso reliquiario. Tra pochissimo, nella seconda parte, avremo proprio Don Raffaele, che è il vice parroco del santuario, confessore nel santuario, accompagnato dalla dottoressa Concita, e ci parleranno appunto di questa storia di fede. Ma do il benvenuto per la prima volta a un nuovo teologo, Don Antonio Severino, e con lui parleremo della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti. Bentrovato, caro Don Antonio. Grazie Don Francesco e un saluto agli amici di Padre Pio TV e nella fede della Chiesa. Allora, partiamo subito. Il mese di novembre è dedicato nella tradizione ecclesiale alla commemorazione dei fedeli defunti. Perché, ecco, la necessità di pregare per le anime dei defunti, per le anime del purgatorio in modo particolare? Sì, la preghiera per le anime dei defunti è una necessità perché produce due benefici. Il primo beneficio per colui che prega, in quanto arricchisce presso Dio perché sta compiendo un'opera di misericordia spirituale. Il secondo beneficio invece è per l'anima per la quale si prega, in quanto appunto perché trovandosi nel purgatorio possa brevemente accedere al regno dei cieli. Le preghiere infatti per le anime che si trovano in paradiso non serve, anzi, sono loro che devono pregare per noi. Così come le preghiere per le anime che si trovano nell'inferno non serve neanche, perché l'inferno è una condizione eterna come il paradiso. Non si può passare dall'inferno al purgatorio, dall'inferno al paradiso. Giustamente, Don Antonio, tu hai parlato di inferno, di purgatorio, di paradiso, però ecco, dobbiamo dire anche che nella concezione comune, no? Quando muore qualcuno si è tutti angeli del cielo, tutti angeli del paradiso, quindi tutti in paradiso. E allora voglio dire, è falso il Vangelo, è falsa la parola del Signore, abbiamo abolito il purgatorio e l'inferno. Un giorno un giovane si avvicina a Gesù e gli dice: Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù la prima risposta che dà è dice: Perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Quindi se solo Dio è buono, perché in Lui non c'è nessun male, nessun peccato, nessuna malvagità, significa che tutto quello che viene da Lui è bontà. I 10 comandamenti li ha dati Lui, quindi sono la via della bontà. Le 8 beatitudini le ha date suo figlio, anche essi sono la via della bontà. Quindi, se una persona santifica le feste, è buona. Se non le santifica, non è buona. Se una persona commette adulterio, non è buona. Se invece lo evita, è buona. Se una persona opera per la pace, è buona. Se invece opera per la discordia, non è buona. Quindi l'anima, quando si presenterà dinanzi al Signore, sarà giudicato proprio su queste situazioni della vita. Se avrà vissuto in conformità ai comandamenti, sarà buona e accederà al regno della bontà, che è il paradiso. Se invece sarà trovata non buona, e per lei ci sarà il regno della non bontà, che è l'inferno. E la scrittura ci attesta, che l'inferno esiste, se lo leggiamo con onestà.
E ci dice anche che purtroppo l'inferno non è vuoto, in quanto ci sono tante parabole nelle quali Gesù dice ad alcuni via maledetti nel fuoco eterno, oppure la porta larga è la porta della perdizione e molti sono quelli che vi entrano. Cosa ci insegna invece la solennità di tutti i santi? Che la santità è la vocazione di tutti. I santi infatti sono persone semplici che hanno seguito Cristo. E un giorno Gesù disse a Pietro, vieni dietro a me, ti farò pescatore di uomini. Quindi è Gesù che ci fa santi. Noi lo dobbiamo solamente seguire e imparare da Lui ad essere miti e umili di cuore. Imparare da Lui a rinnegare noi stessi e con la sua grazia che troviamo nei sacramenti, anche noi possiamo diventare santi, anche coloro che ci seguono. Don Antonio, oggi il nostro studio si riveste di sacro. Abbiamo la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Maria è la regina di tutti i santi. Ecco, cosa ci insegna la Madonna? Quello che lei canta nel Magnificat. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Quindi, come dicevo prima, per quanto riguarda i santi, e lei è santissima, è la madre di tutti i santi, ecco, dobbiamo imparare da lei l'umiltà, cioè l'ascolto docile alla volontà del Signore che chiede a tutti quanti noi di svolgere una missione particolare nella sua Chiesa e nel mondo. Secondo la tua esperienza anche di parroco, ci puoi dare dei consigli ai nostri amici che ci seguono da casa per vivere bene questo mese di novembre? Siccome abbiamo iniziato con un'opera di misericordia spirituale, la preghiera per i defunti, ve ne consegno altre tre. Innanzitutto, perdonare le offese subite. Sarebbe bello in questo mese di novembre riconciliarsi con qualcuno o tendere la mano con qualcuno che non ci parliamo da tanto tempo. E se l'altro non accoglie questa mano, ecco, perdonarlo di cuore, che significa dimenticare le offese, cancellarle proprio dalla nostra mente e dalla nostra anima. Poi abbiamo un'altra opera, sopportare pazientemente le persone moleste. E dove troviamo la forza per vivere quest'opera? Nella pazienza che noi vogliamo ricevere dal Signore, perché quella che vogliamo da Lui è la stessa che dobbiamo dare ai nostri fratelli. E infine l'ultima opera di misericordia spirituale che ci fa capire anche paradiso e inferno, è la misericordia, ammonire i peccatori. La misericordia dunque non è l'amore di Dio che porta indistintamente buoni e cattivi nel paradiso, ma è quell'aiuto che il Signore ci dà per uscire dal peccato ed entrare nella santità. Rimani in nostra compagnia, Don Antonio, perché adesso noi ci spostiamo in redazione dove, come sempre, c'è Paola Russo e vediamo dove ci porta questa settimana con la buona notizia. La buona notizia di questa settimana parte da un dato dell'Istat. Una recente indagine rivela che in Italia meno di un disabile su 5 riesce a trovare un impiego. E allora andiamo idealmente a Frosinone, dove lo scorso 14 luglio è stata inaugurata una scuola orafa dedicata a persone con disabilità motorie. Questo grazie alla Fondazione Boccadamo, il progetto che si chiama Il valore del gioiello ed ha il sostegno di Etica, Agenzia per il Lavoro, vuole essere un contributo per il sostegno di una società dell'inclusione, dove ciascuno, anche persone giovani con disabilità, possano sentirsi valorizzate. Nel mese di luglio è stato attivato il primo corso orafo della durata di un mese che ha coinvolto dei giovani locali, ma l'obiettivo è quello di poter estendere l'iniziativa anche a livello nazionale e internazionale. Presto, dunque, la scuola, che è gratuita, sarà aperta a persone provenienti da ogni parte d'Italia, con una commissione di esperti che insieme al presidente Boccadamo valuterà il profilo dei candidati secondo diversi criteri, tra cui il grado di disabilità e lo stato sociale. I corsi avranno luogo all'interno della sede principale della Fondazione Boccadamo con 3 turni intensivi di lezione con cadenza bimestrale per la durata di un anno, in cui si alterneranno attività pratiche e teoriche. Supportando il progetto, Etica ha assunto una posizione forte contro l'esclusione delle persone disabili nel mondo del lavoro, perché il lavoro è un diritto di tutti. Ad una disabilità non può e non deve aggiungersi il peso di non riuscire a raggiungere un'indipendenza economica e quindi dare a questi ragazzi la possibilità di rendersi autonome dalle famiglie di origini è già una grande conquista. E ringraziamo Paola per questa buona notizia.
Per l'angolo promuoviamo la lettura. Il libro di questa settimana è un classico, è il più letto da sempre dopo il Vangelo, appunto l'imitazione di Cristo. E se è vero che noi dobbiamo imitare Cristo e i santi sono coloro che devono imitare Cristo, in questo libro l'autore anonimo, attraverso un linguaggio semplice, indica la via per un'intensa vita interiore. E se volete, per tutto il mese di novembre possiamo fare anche quest'altro fioretto. Prima ci ricordava dei consigli Don Antonio: leggere una pagina di Vangelo. Come facciamo a diventare santi se non sappiamo cosa dobbiamo fare e veramente quali sono le cose che il Signore ci chiede di mettere in pratica? Allora, l'imitazione di Cristo è il Vangelo, i libri di questa settimana. Don Antonio carissimo, in chiusura di questo blocco, un augurio a tutti i nostri telespettatori. L'augurio che faccio agli ascoltatori di Padre Pio TV e Nella Fede della Chiesa è proprio quella di metterci tutti a seguire Cristo, perché Gesù non impedisce a nessuno di seguirlo. E se noi lo faremo con tanto amore, con tanta dedizione, con tanta obbedienza, sarà Lui a poco a introdurci in quel cammino di santità che ci porterà ad aggiungere i nostri fratelli poi nel Regno dei Cieli. Tanti auguri. Grazie Don Antonio Severino, spero di averti di nuovo ospite, e voi restate in nostra compagnia perché a rientro partiremo proprio con questa immagine, con il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Il mio sì al Signore. Testimonianze di vita sacerdotale. Tau Editrice. Chi è il sacerdote? La vocazione, la risposta, la santità sacerdotale. È il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422 con la prefazione di Beatrice Fazzi. Il mio sì al Signore, 8 testimonianze di sacerdoti che mettono in risalto la bellezza di essere ministri del Vangelo nelle fatiche della quotidianità. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422, Tau Editrice. Ed eccoci tornati in onda, cari amici e amiche di Nella Fede della Chiesa, e come promesso adesso approfondiremo la storia della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Abbiamo qui in studio, in esclusiva, eccezionalmente, il prezioso reliquiario che contiene le lacrime della Beata Vergine Maria, ma abbiamo anche in studio due amici che vengono proprio da Siracusa e dal santuario. Allora andiamo subito a salutare Don Raffaele Aprile e la dottoressa Concita Catalano, e poi al mio fianco oggi Filippo Coppoletta. Grazie Don Francesco, un saluto ai nostri ospiti, a tutto il nostro pubblico. Devo dire, sì, c'è oggi un'aria particolarmente di santità. Emozionante. Esatto, proprio c'è una grande emozione. Allora, io vorrei mandare subito questa prima clip che ci introduce, ci fa conoscere la storia delle origini appunto della Madonna delle Lacrime. Quindi guardiamo insieme questa clip. Risale al 1953, quella che è stata definita una tra le più straordinarie manifestazioni mariane degli ultimi due secoli. Ve la racconteremo con rare e suggestive immagini del tempo. È la fine di agosto del 1953. In un quartiere modesto di Siracusa, in via degli Orti numero 11, vive una coppia di giovani sposi. Angelo Iannuso, operaio, e Antonina Giusto, casalinga. Tra i doni di nozze, un quadretto del cuore immacolato di Maria. Antonina, alla prima gravidanza, soffre molto, è affetta da tossicosi gravidica. Il mattino del 29 agosto vede l'immagine di Maria piangere. Adoltrato, alzai lo sguardo verso l'immagine e vidi che dagli occhi della Madonnina scendevano lente le lacrime. Erano le 3 di notte quando avvertii in maniera più accentuata un attacco quasi epilettico che mi fece perdere la vista e la conoscenza. Quando mi sono svegliata, erano circa le ore 9, e aperti gli occhi li fissai sull'immagine della Madonnina posta sul capezzale sopra il letto. Con mio grande stupore mi accorsi che l'effigie della Madonna versava lacrime dagli occhi. Il mattino del 31 agosto 1953, siamo arrivati al terzo giorno di lacrimazione, l'immagine viene esposta sulla porta di casa Iannuso,
appesa semplicemente con un chiodo su un fazzoletto bianco. Ci sono donne e uomini, anziani e bambini, credenti e anche non credenti. Il quadro ha pianto, a tratti, per tutta la giornata e tanti hanno potuto vedere da vicino, toccare, asciugare le lacrime. Ho visto migliaia di persone paralitiche ritornare sani. È una grande fede in tutto il mondo. Cosa pensi di essere stato lei e la sua signora nelle mani di Dio? Non strumento, soltanto che noi cerchiamo di meritarlo. O è un privilegio, o è una grazia, questo Dio solo lo sa. Don Raffaele, siamo nell'agosto del 1953. Una giovane coppia di sposi riceve in dono un quadro del Cuore Immacolato di Maria e da quel quadro però un dono più grande, le lacrime della Madonna. C'è sempre un contesto dove la Madonna si rivela, appare, si manifesta. Qual era il contesto di quell'epoca e qual è il messaggio delle lacrime? Innanzitutto un saluto a te, Don Francesco, e a tutti i cari amici che seguono Padre Pia TV. Vedete, Madonna delle Lacrime è l'appellativo con cui i cattolici vennero Maria in seguito a un evento verificatosi a Siracusa nel 1953, e precisamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al 1 settembre. Da un'effigie mariana, in gesso smaltato, sarebbero scaturite lacrime, in seguito ritenute di tipo umano. Da un'effigie mariana, in gesso smaltato a mezzo busto, montato su di un supporto di vetro opalino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Era un regalo di nozze, celebrate proprio in quell'anno, il 21 marzo di quell'anno. La lacrimazione si ripeté almeno 58 volte in quei 4 giorni. La notizia si divulgò rapidamente, rendendo Casa Iannuso meta di incessante pellegrinaggio. Possiamo dire che questo è un evento storico, perché molte furono le persone che videro, toccarono, raccolsero e assaggiarono quelle lacrime, ma anche un evento tecnologico, perché la domenica del 30 agosto un cinematore di Siracusa, un certo Nicola Guarino, riprese il formarsi, il fluire e lo sciogliersi delle lacrime. Come detto nella domanda, è importante appunto contestualizzare il segno. Ogni segno deve essere interpretato alla luce dell'oggi e della scrittura. La lacrimazione del cuore immacolato di Maria è avvenuta all'interno di una famiglia, in un'umile casa di lavoratori, in un contesto storicamente determinato, la città di Siracusa. Le modalità scelte da Maria per questa manifestazione ci fanno cogliere qual è il messaggio che scaturisce da questo segno e quali pagine del Vangelo Maria vuole in questo tempo riportare alla nostra memoria. Vedete, Maria piange nel cuore della città, in un contesto urbano storicamente determinato. V'è gente, è stata un'intera città, e questa la peculiarità della lacrimazione siracusana. Alle spalle di una chiesa cristiana evangelica, in una città che ha una lunga tradizione ecumenica e interreligiosa, crocevia di culture e di fedi. Maria non si manifesta fuori dal centro abitato come nelle sue altre manifestazioni mariane, ma nella città. Non sono gli edifici e le strade a formare la città, ma le donne e gli uomini che la abitano. Nell'immediato dopoguerra, l'unica chiesa cristiana non cattolica era accanto alla casa della lacrimazione. Le lacrime di Maria sono state interpretate come lacrime di dolore per le divisioni fra i cristiani. Questo segno delle lacrime, posto nel cuore della città, ci evoca la necessità di camminare insieme, credenti e non credenti, come cittadini partecipi e corresponsabili del bene comune, per costruire la città del dialogo e della pace, per rispondere alle sfide del mondo, fame, povertà e guerra. Giovanni Paolo II, riguardo alle lacrime di Maria, disse questo: che le lacrime di Maria sono lacrime di dolore,
per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Le lacrime di Maria sono l'ultima parola quando non ci sono più parole dinanzi a tanta violenza. Pensiamo anche agli ultimi attentati. Le lacrime di Maria sono espressione dell'amore materno, sono segno dell'amore materno e della partecipazione della madre alle vicende dei figli. Chi ama condivide. Le lacrime di Maria sono espressione dei sentimenti di Dio verso di noi, sono un messaggio di Dio all'umanità. Il pianto di Maria è segno dell'amore di Dio che è presente nella nostra storia e segue le nostre vicende. Ecco, allora, come accade in questi casi, i nostri telespettatori lo sanno bene, è chiamata la Chiesa ad intervenire e allora si forma subito una commissione e il primo di settembre del 1953, quarto ed ultimo giorno di lacrimazione, presso la casa dei coniugi arriva questa commissione con l'intento di prelevare le lacrime per poi analizzarle. E allora guardiamo questa clip e poi rientriamo in studio. Della commissione fa parte il dottor Francesco Cozzia, che depone al processo canonico. Dopo qualche istante potei osservare, munito di una lente di ingrandimento, il riempirsi graduale di liquido da parte del globo oculare sinistro scoperto tra le rime palpebrali e il rovesciarsi di questo liquido in forma di goccia sulla guancia. Potei osservare il fenomeno quando già in forma di goccia si era formato nella regione zigomatica. Il fenomeno si ripeteva con lentezza naturale, non di un pianto dirotto, ma come di un pianto silenzioso. Sottoposto ad analisi chimica e microscopica, il liquido presenta tracce di proteine e di urati, le medesime sostanze che si riscontrano nelle lacrime di un adulto e di un fanciullo. A metà novembre del 1953, al santuario sono pervenute le relazioni di 300 guarigioni valutate come straordinarie. Abbiamo incontrato la bambina che a quel tempo era affetta da convulsioni e da paralisi al lato destro, che non riusciva ad articolare una mano e un braccio e che fu miracolosamente sanata. Arrivata in via degli Orti, con tutta quella confusione che c'era, la mamma riuscì a farmi arrivare davanti al quadretto della Madonnina e mi passarono il cotone delle lacrime della Madonnina al braccio e alla gamba. Dopo 10 minuti io ho incominciato a camminare e tenevo alla mano destra un ferro da stiro. Mi ricordo la mamma che mi disse che tutti gridarono al miracolo. Difatti da allora non ho avuto più problemi. Ecco, dottoressa Concita Catalano, vorrei partire proprio con lei. La Chiesa interviene perché lo deve fare, perché si crea confusione, perché affluisce tanta gente. E, come funziona questo processo? Cosa avviene? Sì. Come Don Francesco, come dice lei, in questi casi la Chiesa interviene, è chiamata ad intervenire, però sappiamo bene che in generale la Chiesa è molto prudente nell'esprimersi in situazione di fatti prodigiosi. Infatti, scusi, non l'abbiamo detto, ma è l'unica lacrimazione approvata dalla Chiesa, questa di Siracusa. Sì. In questo caso, in questo specifico caso, il fatto è così prodigioso, è così eclatante, straordinario, che la Chiesa interviene quasi subito, è costretta ad intervenire, anche perché la folla, le migliaia di persone che accorrono in via degli Orti e creano anche dei problemi di ordine. E quindi l'autorità ecclesiastica decide di intervenire ed è così che la sera del 31 agosto il padre Bruno, che è il parroco di San Tommaso Apostolo al Pantheon, insieme al cancelliere della cura arcivescovile Monsignor Cannarella, si reca al laboratorio di igiene e profilassi di Siracusa chiedendo al dottore Cozzia e al dottore Cassola di istituire una commissione che l'indomani vada a verificare questo fenomeno e prelievi una quantità di liquido da esaminare e da sottoporre ad un'indagine scientifica.
E così infatti che l'indomani questa commissione formata dal dottor Cassola, dal dottor Cozzia, dall'ingegnere D'Urso e dal dottor Marletta e anche dal dottor Bertin, che era un chimico farmacista e che non faceva parte della commissione ma che comunque si associò, l'indomani si presentarono in via degli Orti e con l'aiuto della pubblica sicurezza entrarono in casa Iannuso. Del dottor Cassola vorrei parlare più approfonditamente dopo, perché adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo il tassativo, abbiamo la pausa pubblicitaria, quindi restate in nostra compagnia perché torniamo tra pochissimo. Il mio sì al Signore, testimonianze di vita sacerdotale, Tau editrice. Chi è il sacerdote? La vocazione, la risposta, la santità sacerdotale è il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro, in tutte le librerie oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422 con la prefazione di Beatrice Fazzi. Il mio sì al Signore, 8 testimonianze di sacerdoti che mettono in risalto la bellezza di essere ministri del Vangelo nelle fatiche della quotidianità, in tutte le librerie oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422, Tau editrice. Ed eccoci qui, tornati in onda amici e amiche di Padre Pio TV. Ci eravamo lasciati prima della pausa pubblicitaria con la dottoressa Concita Catalano che ci stava spiegando appunto come avviene in ogni fenomeno straordinario che la Chiesa interviene e spesso istituisce delle commissioni, e così è stato nel caso della lacrimazione della Madonna a Siracusa. E quindi stava dicendo, dottoressa, tutto il procedimento. Sì, l'indomani la commissione si recò in via degli Orti, entrò in casa Iannuso e la signora Iannuso, l'Antonina Giusto, consegnò il quadretto alla commissione. E il dottore Cassola prelevò dagli occhi, dall'angolo interno dell'occhio sinistro, con una pipetta capillare, delle lacrime che sgorgavano, che fuoriuscivano dagli occhi della Madonna, e altre gocce furono prelevate dall'incavo che viene formato dal cuore e dalla mano che sta sopra il cuore. E questo liquido, che era una piccolissima quantità, poco più di un centimetro cubico, fu travasato in una provetta da centrifugo e fu portato nel laboratorio di igiene di Siracusa, nella sezione micografica, dove nella mattinata e nel giorno a seguire, giorno 2, fu sottoposto ad un'analisi scientifica. Prevalentemente fu eseguita un'analisi chimica e, considerata la poca quantità di liquido a disposizione, furono eseguiti dei saggi chimici fondamentalmente volti verso due versanti. La prima parte delle reazioni doveva constatare la non presenza del materiale di gesso, che è solfato di calcio biidrato, nel liquido in esame. Ed altri esami in microreazioni furono eseguite sul liquido proprio, e quindi gli esami fisici, chimici, biologici volti a cercare i costituenti del liquido lacrimale. Quali furono le conclusioni alle quali giunse la commissione? Fu esclusa la presenza del solfato di calcio nel liquido in esame, così come furono esclusi la presenza di magnesio, di ferro, di potassio, e fu invece constatata e accertata la presenza di sodio e poi anche di composti solubili, di tracce di coloranti dovute alla vernice di nitrocellulosa che ricopriva il quadretto. Dall'esame del liquido lacrimale, praticamente dall'esame del liquido in esame, furono seguite delle reazioni anche in confronto con acqua di fonte, con acqua distillata, con una soluzione di cloruro di sodio al 9%, e fatte delle
delle reazioni di confronto con il liquido lacrimale di un adulto e di un bambino di 2 anni e 7 mesi. E attenzione, è bello precisare che il liquido dell'adulto esaminato fu proprio il liquido del dottor, le lacrime del dottor Cassola. E, cosa viene accertata? Viene accertata la presenza del cloruro di sodio e dei costituenti, il liquido lacrimale, quindi delle proteine, di composti quaternari che sono propri dei liquidi escrementizi delle lacrime. Quindi possiamo dirlo, siamo dinanzi a un vero e proprio miracolo. Miracolo. Don Raffaele, Don Francesco diceva poc'anzi che queste sono le uniche lacrime certificate dalla Chiesa. In tanti anni sono registrate oltre 300 guarigioni straordinarie e dobbiamo parlare di numeri ancora più grandi se parliamo delle persone, milioni di persone fedeli che sono venute lì a Siracusa per versare anche tante lacrime di sofferenza di fronte a, a questo reliquiario. Allora, Don Raffaele, cosa hanno trovato questi fedeli a Siracusa? C'è da dire innanzitutto che, come sappiamo, nel corso dei secoli le apparizioni mariane sono state tantissime, circa 200, ma quelle riconosciute dalla Chiesa sono solamente 15, tra queste quella della Madonna delle Lacrime. Io dico sempre ai pellegrini che giungono al santuario che questo è l'unico santuario che ha qualcosa di Maria, le lacrime, riconosciute dalla Chiesa e attestate dalla commissione medica. Vedete, qual è la particolarità del prodigio di Siracusa? Si distingue da tutti gli altri eventi eccezionali che hanno visto la Madonna come protagonista. Perché se a Fatima, Lourdes, Parigi, La Salette, la Vergine ci ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento a migliaia di persone e quasi a confermare il prodigio affinché fosse creduto, si è sottoposta a fredde analisi scientifiche e da laboratorio. Perché a differenza di tutte le altre visioni e apparizioni, la lacrimazione, il prodigio di Siracusa, resta comprovato dalla scienza. In un suo studio, il teologo Stefano De Fiores nel 1978 diceva: «Piange Maria per lanciare alla società un ultimo monito a non rifiutare il regno di Dio e a non respingere i messaggi profetici dei suoi umili veggenti. Il suo è un pianto estremamente serio, saturo di tristi presagi. È un richiamo a non respingere, a non rifiutare gli inviti divini». Che non solo guarigioni fisiche ci sono state a Siracusa grazie a questo evento straordinario, ma soprattutto conversioni. E una di queste è una conversione importantissima, quella appunto, lo citava prima la dottoressa, del dottor Cassola. E vogliamo adesso ascoltare queste parole, vedere insieme questa clip e poi rientriamo in studio. Il trovare o il ritornare alla fede non si fermano ai giorni delle lacrimazioni. Anni dopo, il dottor Cassola, che rivediamo nelle immagini mentre partecipa ai primi test scientifici sulle lacrime e che si dichiarava ateo, ha conosciuto la conversione. Come ci ha lasciato scritto, in una testimonianza, la figlia Bruna. Mio padre chiese di restare solo davanti a quelle lacrime che lui aveva analizzato e che con la sola scienza non era riuscito a spiegare. Sono stata testimone che alla fine aveva trovato la porta di comunicazione per incontrare Dio. Aveva trovato la fede e concluso la sua esistenza terrena da credente. E il 17 ottobre 1954, dal Vaticano, il Papa Pio XII, in un radiomessaggio a conclusione del Congresso Mariano di Sicilia: «Ora c'è tanto ardente e radicata e la devozione a Maria nel popolo di Sicilia, chi potrebbe meravigliarsi che ella abbia scelto una vostra illustre città per dispensare in questi ultimi tempi segnalatissime grazie? Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime». Nella sua storia, il santuario è stato visitato da cardinali e vescovi. Il 2 novembre 1964 dall'arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła, che il 6 novembre 1994 è tornato da pontefice per consacrarlo e dedicarlo alla Madonna delle Lacrime. Qui, tra queste mura accoglienti, vengano quanti sono oppressi dalla consapevolezza del peccato e qui sperimentino la ricchezza della misericordia di Dio e del suo perdono.
qui li guidano le lacrime della madre. Le lacrime di Maria compaiono nelle apparizioni con cui ella di tempo in tempo accompagna la Chiesa nel suo cammino sulle strade del mondo. Le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni. Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata della civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere. Sono lacrime di preghiera, sono lacrime di speranza. Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa il pianto della Madre. E alle parole di questo grande santo, di San Giovanni Paolo II, innamorato della Madonna delle Lacrime, si uniscono quelle degli altri pontefici e in ultimo anche di Papa Francesco, il quale dinanzi al reliquiario nella Basilica Vaticana ha detto: dinanzi ad ogni croce ci sono le lacrime della Madre, è un monito di speranza per tutti. Cosa ti senti di dire, Don Raffaele, in conclusione ai nostri telespettatori? Sicuramente che le lacrime di Maria sono monito di speranza appunto per tutti. Proprio qui, oggi in studio, abbiamo avuto la possibilità di percorrere brevemente la storia e i significati di questo segno. Abbiamo potuto quindi cogliere come le lacrime di Maria non siano presagio di catastrofi apocalittiche, ma un grande dono, un segno di speranza, un segno della presenza di Dio nella storia, realizzato attraverso il volto materno di Maria, un segno dell'amore di Dio maternamente vicino ad ogni uomo, l'unico che sa trarre dal dolore la gioia e la speranza, come ebbe a dire appunto Papa Francesco in occasione del 60° anniversario della lacrimazione: attraverso Maria il Signore ci fa sentire la sua tenerezza. Questo è meraviglioso. E allora, in questo reliquiario cosa c'è? Ecco, in pochi secondi. In questo reliquario abbiamo, nel primo piano, è custodito parte di un panno ricamato utilizzato da Antonina Giusto per coprire e custodire il quadretto, metà di un fazzoletto impregnato delle lacrime, alcuni batuffoli di cotone e una provetta che raccolse le prime lacrime di Maria. Nel secondo piano abbiamo solo quattro pannelli che ricordano il prodigio e nell'ultimo piano abbiamo, come vediamo, abbiamo quattro angeli che fanno da custodia la fialetta che contiene le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l'indagine scientifica. Ho pochi secondi, vorrei che concludessimo con una tua poesia, perché tu scrivi tante poesie, quindi con la poesia Madonna delle Lacrime. Sì, una di queste l'ho dedicata proprio a lei, alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, tu sei quella metà di cielo che parla di salvezza. Le tue lacrime segnano una rottura, una feritoria, un'apertura nella storia dell'umanità. È attraverso le tue lacrime che Dio rivela la sua presenza a tutto il mondo e manifesta la sua presenza in questa storia storta di uomini di cui anche noi facciamo parte. Le lacrime di Maria sono il punto di congiuntura, è in lei che cielo e terra si incontrano. Le lacrime di Maria ci ricordano che nulla è impossibile a Dio, ci dicono la grandezza di Dio. Maria ha vissuto una vita consegnata al Signore, nonostante gli imprevisti, per questo è straordinaria. L'applauso per te, ma l'applauso per la Madonna e per questo prodigio grande e per questo privilegio che ci avete concesso oggi in studio, per tutti i nostri amici telespettatori che ci seguono da tutta Italia e dall'estero. Grazie di cuore a Don Raffaele, grazie di cuore dottoressa grazie Concita, grazie a Filippo e grazie a tutti voi. Vorrei chiudere con l'inquadratura del reliquiario della Madonna delle Lacrime.